ancora in diretta sulle fonti TV con le fonti Instant Focus. Attenzione, questo è uno spazio, insomma, che mi interessa particolarmente, non che gli altri non lo siano, ci mancherebbe, però in questo spazio di oggi, di approfondimento, avremo modo di abbracciare più argomenti, a partire da temi di solidarietà. Chi mi conosce sa che sono molto attenta a iniziative solidali, perché attraverso la solidarietà, visto che noi siamo un canale tematico di economia e finanza, attraverso la solidarietà spesso si raggiungono dei risultati che aiutano il paese a rilanciarsi, e questo è un dato di fatto, e spesso si differenziano i due aspetti, però credo che, anche questo lo dico spesso e chi appunto mi segue lo sa, è tutto assolutamente collegato, non si può prescindere dall'aiuto a per chi e a chi ha bisogno del nostro aiuto. E allora leggete anche già subito il titolo di questa puntata, che è solo uno degli aspetti che andremo a analizzare: sonorità solidali con borse di studio per giovani ricercatori. Borse di studio, giovani ricercatori, che cosa vi fa pensare? Il fatto che in Italia abbiamo bisogno di eccellenze, di giovani che sono già eccellenti ma che rimangano a casa nostra, nel nostro territorio, non che vadano all'estero, altrimenti le risorse vengono spostate e appunto l'Italia resta sempre indietro. Per questo parlavo anche di un rilancio del nostro paese che deve passare attraverso le iniziative no profit, le iniziative solidali. Allora, io saluto con molto piacere Daniela Gennaro Guadalupi, presidente fondazione ARMR, aiuto sulla ricerca delle malattie rare, una fondazione internazionale. Grazie per essere con noi, Daniela, benvenuta. Buongiorno a tutti, grazie. Buongiorno, grazie Daniela, e saluto anche Francesca Albamonte, responsabile della delegazione di Milano della Fondazione ARMR. Francesca, ti ritrovo con molto piacere, ben trovata. Grazie Manuela, un saluto a tutti. Ecco, e giustamente sta mostrando anche tutte le notizie che ruotano intorno alla fondazione, e a questo proposito, prima di arrivare poi a parlarvi di un'iniziativa in particolare che ci sarà tra poco, io vorrei che Daniela introducesse proprio la fondazione, ci facesse capire di cosa si tratta e soprattutto capire di più sulle malattie rare. Grazie mille. La nostra fondazione è nata nel 1993. L'ho fondata io perché mi sono innamorata dell'idea del professor Silvio Garattini, presidente dell'Istituto Mario Negri di Milano, che stava per iniziare un lungo percorso trasformando la Villa Camozzi, una villa dei Conti Camozzi del 1800, dove tanti garibaldini hanno anche trovato asilo, in un centro di ricerche per le malattie rare. Questo nel 1993, quando nessuno parlava di malattie rare. Ho deciso con un gruppo di club di servizio della provincia di Bergamo di fondare questa associazione, che poi è divenuta fondazione, sì, proprio per aiutare i malati cosiddetti orfani. Sono orfani perché la malattia rara viene così definita quando ha un'incidenza di 7 persone ogni 100.000 persone. Però in tutto sono tantissimi, solo in Italia gli ammalati di malattie rare sono 5 milioni e le patologie sono 7.000. E queste patologie sono conosciute all'incirca 382. Pensate al lavoro di ricerca che c'è da fare, perché arrivare alla diagnosi di una malattia rara comporta tempi molto lunghi. Pensate che nel 25% dei casi ci vogliono anche 30 anni di sofferenza per arrivare a una diagnosi. Sì. Inoltre, la ricerca sulle malattie rare, quindi la ricerca scientifica in generale, dà grossi vantaggi, grossi avanzamenti anche nella ricerca delle malattie che rare non sono. E qua mi corre un incipit. Sì. Abbiamo avuto il Covid, la tragedia di 2 anni di Covid. Il Covid non era una malattia rara, purtroppo, perché ci ha colpito quasi tutti, però molto rara è stata la sua cura. E lì è quando tutti noi ci siamo resi conto dell'importanza della ricerca scientifica. È vero, è vero, è vero. È stato proprio quel campanello che eravamo tutti attaccati
arriveranno i vaccini, ma diceva che ci volevano 4-5 anni per un vaccino. Poi per fortuna tutte le comunità scientifiche si sono messe in rete ed abbiamo avuto il miracolo dei vaccini in pochissimo tempo. È veramente un tempo che non era ipotizzabile dai migliori scienziati. Questo è vero, è vero Daniela. Guarda, mi inserisco solo perché questo è un punto chiave, perché poi rischiamo però, ed è per questo che esistono le fondazioni come la vostra, rischiamo però di agire solo nell'emergenza, no? Quando invece dovremmo pensare prima di quello che dicevo poco fa, no? Di investire e di fare in modo che le eccellenze italiane rimangano qui, e che quindi nel momento in cui capita qualcosa che purtroppo non possiamo prevedere, no? Come il Covid, ci sia già un po' uno zoccolo duro anche nostro. Cioè, poi è chiaro che in questo caso la comunità scientifica internazionale si è mossa, e per fortuna, perché questo ha portato anche in breve tempo al vaccino, cosa che non era stato assolutamente messo in conto, perché si pensava ci volesse più tempo, però bisogna pensarci prima, ed è anche un po' la mission della vostra fondazione, è corretto, no? Assolutamente. Faccio un inciso. Sì. Io ho anche fondato l'associazione Rosa Camuna, di cui Francisca Albamonte fa parte, fra tutte le signore che hanno preso il premio Rosa Camuna in Lombardia dal 96. La dottoressa anestesista che ha scoperto il primo caso Covid a Codogno, ne parla oggi il Corriere, Annalisa Malara, è una Rosa Camuna ed è una ricercatrice che ha studiato nel Collegio Nuovo di Pavia di un'altra Rosa Camuna. E questo per dire come l'alleanza, le reti fra donne sono fondamentali, anche fra uomini. Diciamo, la rete, l'aiutarsi tutti, è l'unica cosa che può portare a un miglioramento della vita di tutti noi. Quindi certo. Direi che il concetto di rete è veramente importantissimo, e come grande rete siamo noi della Fondazione. Sì, La nostra rete è molto importante, perché siamo presenti in tutta Italia e anche in Svizzera, e abbiamo delegazioni, 14 delegazioni in tutto il territorio. Ne abbiamo 3 in Sicilia, una in Sardegna, una a Reggio Calabria. E poi cito ovviamente per ultima Francisca, che è la responsabile delegazione Milano, ne parlerà lei, però sono importantissime perché quando c'è un caso di un malato di malattia rara che il medico di base non riesce ovviamente a identificare, perché sono troppe e non sono conosciute, viene inviata tramite le nostre delegazioni e tramite il faro di informazione che le nostre delegazioni svolgono. La cartella clinica viene inviata al centro Aldo e Celle d'Accò dell'Istituto Mario Negri di Ranica, che noi sosteniamo. Sì. Loro hanno un database e sono in contatto, in network, con tutti i centri di ricerca e malattie rare di tutto il mondo. Questa cartella clinica viene esaminata e al paziente viene indicato qual è il centro di ricerca per quella patologia a cui rivolgersi. Detto però, poiché le malattie, la maggior parte, non hanno ancora una cura, noi diamo speranza, perché qualora i sintomi presenti in quell'ammalato non siano ancora riconoscibili, riconducibili a una malattia rara studiata, entra nel database del Mario Negri, il quale, quando raggiunge 10 casi che presentano delle sintomatologie rare simili, avvia un protocollo di ricerca. Quindi, che altrimenti non ci sarebbe, insomma, diciamolo. Non abbandoniamo gli ammalati da soli in casa, perché ricordiamoci che tantissimi sono bambini, perché nel 90% dei casi le malattie rare sono di origine genetica. È vero. Poi, scusa, grandissimo avanzamento, quello che per noi è diventato proprio la via della speranza, è stata, come tutti sanno, perché tutta la stampa ne ha parlato tanto, la scoperta del genoma. Mm-hmm. E la possibilità di tagliare col metodo CRISPR-9 il genoma e sostituire i geni difettosi, affinché si vada proprio a modificare
l'assetto genetico del paziente e questo ritorna a una condizione di vita di buona qualità. Esatto, che sia di buona qualità. Poi dopo torniamo anche su altri aspetti. Volevo chiedere a Francesca Albamonte, che di solidarietà ne sa, perché ovviamente ci siamo anche sentiti in altre occasioni per altre situazioni e eventi. Tutto questo è un inciso che faccio io, poi naturalmente riparti tu, Francesca, da dove credi. Quando parliamo di fondazioni, di aiuto di Ollus, parliamo di welfare del paese. Sapete benissimo quanto un welfare ben strutturato possa aiutare, appunto, come dicevo all'inizio, l'economia e un paese a rilanciarsi. Il fatto che io, per esempio, anche qui, per chi lo sa, seguo da vicino purtroppo gli step molto lenti sulla malattia di Alzheimer, per cui non c'è ancora una cura, e questo va a pesare, finché non ci sarà una cura, questo va a pesare sulle tasche di tutti noi, sul sistema sanitario nazionale, perché ovviamente poi questo porta anche tutta un'altra serie di problematiche legate alla famiglia, alle persone che curano, no, altre persone, ma questo vale anche per le altre malattie rare, perché chiaramente se non c'è una cura, se la ricerca non va avanti, dovremo sobbarcarci noi, no, anche i costi di tutto questo. Insomma, detto questo, Francesca, appunto, dicevamo, tu sei la responsabile della delegazione di Milano. Si stanno facendo passi avanti, cioè la rete, no, di cui parlava anche Daniela, quanto sta portando risultati? Perché poi si parte da lì. Allora, Daniela, tocchi un tasto molto particolare. Milano è sicuramente un centro di tante associazioni. Milano è stata, diciamo, io parlo da milanese, in quanto non sono nata a Milano, però in questi 27 anni di vita milanese ho imparato a conoscere quanto la città ha avuto da queste associazioni e da queste fondazioni. Però occorre dire che la rete è tanta, ma Milano, proprio per la situazione sicuramente di una metropoli che non è lo stesso magari di paesi di provincia, non risulta sempre così semplice, come dire, chiamare questa rete all'aiuto. Io sono responsabile della delegazione dal 2011. Ho avuto l'onore di sostituire la responsabile precedente, Giuseppina Bartesaghi, una grande donna milanese. Uh-huh. Anche lei aveva pensato a spettacoli, a fare raccolta attraverso gli spettacoli, attraverso i teatri. La fondazione ARMR ha fatto raccolta fondi al Teatro alla Scala nel 2004 grazie alla Giuseppina. Però sì, tuttavia mi occorre come dire, far notare che non è sempre così semplice, perché sono tante le associazioni, sono tante le necessità, e quindi a volte il pubblico, cioè evidentemente non può rispondere a tutto. Eh beh, certo. Però sono comunque molto soddisfatta, perché in questi 11 anni siamo riusciti a inserirci bene in questa grande famiglia. Questa è una cosa alla quale voglio sottolineare. Okay. ARMR è una rete, ma è una famiglia. Per mm-hmm. me è stato una bella situazione, una bella crescita, e con persone di tanto spessore. Quello in è la cosa. Daniela, che insomma è la mia presidente, mi ha appunto insegnato tanto, volendomi anche un'altra associazione Rosa Camuna. Questo credo che sia la base, insomma, per poi ottenere dei risultati in questo senso. Allora, mostriamo la locandina dell'evento, perché poi la raccolta fondi avviene attraverso, perché io ovviamente sono andata un po', mi sono addentrata, no, nelle vostre iniziative, attraverso eventi ludici, diciamo divertenti, dove ovviamente si può sorridere, si può stare tutti insieme, chiaramente
per cercare di attirare quante più persone, anche per strappare un sorriso, perché bisogna affrontarle così le cose. Lunedì 14 marzo, eccolo qui, così poi Daniela ci può raccontare qualcosa di più e soprattutto raccontarci questa finalità di raccolta fondi che va poi a dare delle borse di studio ai giovani ricercatori italiani. Concerto tributo a Lucio Battisti, sonorità solidali, tu chiamale se vuoi emozioni, tanto per citare una canzone del grande cantautore, con la partecipazione di Annalisa cantando nel ruolo di Mina. 20:30 Teatro Manzoni. Allora, Daniela, naturalmente l'invito è a partecipare, a chiedere informazioni, noi siamo qui se volete mettervi in contatto con la fondazione, ma insomma si trova tutto assolutamente sul sito della fondazione. Raccolta fondi, raccontaci un po' per cosa verranno utilizzati. Allora Manuela, i fondi che raccoglieremo al Teatro Manzoni, grazie al grande impegno di Francesca Albamonte, saranno dedicati a una borsa di studio per malattie neurovegetative e scusa, neurodegenerative. Ok, sì, sì, sì. abbiamo un dipartimento all'Istituto Negri di Milano che si occupa esattamente di questo tema, delle neuroscienze cosiddette, e noi già quest'anno, nel 2022, daremo un contributo al Dipartimento di Neuroscienze che sta studiando una sindrome che porta alla cosiddetta insonnia totale. E quindi studiando tutti questi meccanismi si tende proprio a, perché purtroppo sapete che le malattie neurodegenerative stanno aumentando in maniera esponenziale per un semplice fatto, perché diventiamo più anziani. L'invecchiamento della popolazione, certamente. Abbiamo migliorato la qualità di vita e certo, questo va benissimo, grazie anche agli stili di vita, questa è una cosa molto importante da dire. Ognuno di noi deve creare la propria salute fin da giovane, curarla facendo movimento, nutrendosi adeguatamente, essendo morigerati nei vizi, perché solo così arrivi anche da anziano che hai una qualità di vita molto buona, fai del bene a te stesso ma fai del bene a tutti gli altri. Però dicevo, diventando, essendosi allungata così tanto l'aspettativa di vita, le malattie neurodegenerative anche in età non così avanzata sono incrementate. Quindi il Mario Negri vuole arrivare a studiare il perché succede questo e vedere se fosse possibile trovare. Certo, certo. Come dicevi tu, Manuela, all'inizio, il problema non è solo dell'ammalato, ma di tutti caregiver, di coloro che stanno attorno. Cambia completamente la vita della famiglia. E quindi sarebbe. Sì, ma automaticamente aumentano delle patologie, non so, banalmente la depressione, no? In familiari che non riescono più a gestire le situazioni, però questi sono costi, no? Per il Servizio Sanitario Nazionale, costi per il nostro paese. Noi abbiamo il dono più grande che è il Servizio Sanitario Nazionale. Noi ce ne lamentiamo sempre, deve migliorare, però ricordiamoci di tenercelo ben stretto e cerchiamo noi stessi di non fare sprechi, di chiedere gli esami, di chiedere i farmaci quando servono. Perché i soldi, quando noi diciamo ma tanto lo paga la mutua siamo noi. Certo, siamo bravissima. Denari. E questo è fondamentale da dire, perché poi si trascurano le cure a chi veramente ne ha bisogno. Esatto, e diciamo anche fuori dai denti, ma lo sappiamo che purtroppo con questi 2 anni di Covid molte altre patologie sono state un po' accantonate e quindi insomma, ma non è, è un modo per cercare di far sempre meglio, non è un'accusa. No, assolutamente, appunto. Infatti la buona notizia è che entro fine marzo, no, già da fine febbraio, sì, i reparti degli ospedali torneranno a essere attivi al 100%, perché praticamente sono quasi svuotati i reparti Covid. Certo, per cui certo, si ritorna alle liste di operatorie confermate, i pre-ricoveri confermati,
E questo è importantissimo. Assolutamente, ci sono tante patologie, oltre a quelle che conosciamo, anche che non conosciamo, quindi per le quali ci vuole una forza enorme, perché bisogna ricercare, cercare, non fermarsi, perché poi purtroppo a volte le ricerche si arrestano perché mancano i soldi, e però è tutto assolutamente collegato. Invece non dobbiamo permettere questo, perché altrimenti non usciamo più da questo circolo vizioso, purtroppo. Franziska, E tornando, allora mi viene da dire che sì. per tutto questo che appunto avete messo a luce è tanto importante la partecipazione il 14 Ecco, volevo marzo arrivare alle proprio lì. Facciamo 20:30 rivedere la al locandina. Teatro Manzoni di Milano, dove la band I Due Mondi e Annalisa cantando ci faranno ritornare a vivere in una bella serata. Di gioia attraverso le melodie di Lucio Battisti e Ecco. tutto per appunto, come ha detto Daniela, per andare a coprire questa borsa di studio tanto importante sulla ricerca di queste malattie Appunto, allora, rare. cioè, voglio dire, si passa una serata bellissima, si canta, si lasciano un po' da parte tutti i pensieri negativi, quindi si sta insieme, poi andare a teatro è sempre un po', cioè, riempie lo spirito, no? Entrare in un teatro, sedersi e poter vedere, si sa che si partecipa per una buona causa in generale e nello specifico proprio per la borsa di studio, per la ricerca, quindi ancora di più. Come fare per acquistare i biglietti, Franziska? Allora, per acquistare i biglietti ci sono nella locandina i numeri di telefono vicino alle località dove poi si possono ritirare i biglietti, quindi Bergamo, Monza e Milano, dove Sì. poi indichiamo a seconda della persona dove le è più facile venirli a ritirare. A Milano abbiamo due punti, Piazza del Loreto e Piazza Castello, siamo due volontarie. Uno è il mio studio e un altro uno di estetica di un'altra volontaria a Sì. Bergamo presso la sede della fondazione e a Monza presso la sede di una socia della FIDAPA che ci ha patrocinato per l'evento. Ok. E intanto, appunto, Daniela, mostriamo anche il sito della Fondazione Internazionale Onlus Aiuti per la ricerca sulle malattie rare, dove ci sono tutti i contatti e immagino che qui, insomma, in generale si possa contribuire, no, alle vostre cause. Eccolo qui. Grazie, grazie mille. È un sito di molto facile accesso e volevo ricordare che in tutti gli anni del nostro cammino, ormai sono 28 anni, in tutto abbiamo dato lavoro, perché ricordiamoci che noi con le borse di studio siamo datori di lavoro di giovani che tratteniamo nei laboratori del Mario Negri in Italia, quindi Certo. tre laboratori, e abbiamo un bando di concorso internazionale sul sito è descritto la modalità per applicare al bando, con modalità assolutamente basate sulla meritocrazia. Ti dicevo, in tutto abbiamo dato 274 borse di studio. Abbiamo fatto studiare, abbiamo dato lavoro per un anno, quindi 274 anni di ricerca abbiamo dato. Tutto da volontari. Ricordo che nessuno di noi ha rimborso spese, stipendio, non abbiamo nessun dipendente. Credo che siamo veramente molto virtuosi. Pubblichiamo tutto, vedete sul sito il nostro bilancio sociale. Ci teniamo molto noi questo al fattore gratuità totale. Chi entra nella famiglia RMR entra col cuore, chi può contribuisce con denaro, contribuisce con quello che sa fare. Una persona che è mancata ci ha lasciato il suo appartamento. I nostri volontari l'hanno messo tutto a posto, abbiamo tre camere da letto, l'abbiamo chiamato Casa Federico dal nome del figlio della signora mancata e lo mettiamo a disposizione a Bergamo per le famiglie degli ammalati di malattie rare che portino i loro bambini o i loro adulti a
a visite nell'ospedale di Bergamo o al centro Aldo e Celle d'Acco dell'Istituto Mario Negri di Rani. Meraviglioso. Quindi offriamo questo, tutta anche questa Casa Federico è mantenuta da noi volontari. Certo, certo, quindi tutto questo, vabbè, è dico una cosa banale perché è ovvio, ma tutto quello che si raccoglie viene utilizzato veramente per la ricerca, quindi non ci sono costi appunto di dipendenti eccetera eccetera. Complimenti ancora di più, perché insomma a volte invece magari servono anche quelli, perché eppure ce la state facendo anche senza tenere che riusciamo, esatto, e stiamo creando esatto. Già al dopo di noi come generazione di volontari giovani, perché è molto importante. Certo, certo. Allora Franziska, ovviamente anche noi faremo un po' di tam, Franziska e Daniela, entrambe faremo un po' di tam tam attraverso i nostri canali, poi questo Grazie. Video verrà pubblicato Grazie. Sulla nostra pagina YouTube, potete farlo girare, ovviamente che per chi volesse informazioni c'è il sito, ma anche noi siamo qui, possiamo mettervi in contatto direttamente con la fondazione, perciò ovviamente tenete un posto anche per me a teatro. Allora assolutamente va bene, va bene, allora io ci sarò. Daniela Gennaro Guadalupi, grazie, presidente fondazione RMR, grazie per averci anche spiegato un po' tutto quanto, ma ci sarà modo di risentirci magari a posteriori dopo l'evento appunto del concerto. Adesso rivedremo magari ancora un attimino la locandina. Franziska Albamonte, grazie, responsabile Milano fondazione RMR, ecco qui lunedì 14 marzo ore 20:30 concerto tributo a Lucio Battisti, tutti i fondi verranno destinati alla fondazione ARMR per le malattie rare, per la ricerca naturalmente delle malattie rare. Grazie ancora per essere state con noi e a presto, buona giornata. Grazie. Insomma è importante anche dedicarsi a questo, anche perché poi ne va del nostro welfare, bisogna costruirsi una bella protezione anche da quel punto di vista.